Il successo di Dylan Dog è molto semplice. Se tu guardi Superman, tu vedi qualcosa di inarrivabile. Se tu guardi Dylan, no. Le debolezze di Dylan sono la sua grande forza. Sono state loro ad annullare la distanza con il lettore. E lui non ha mai respinto le persone che lo leggevano. Anzi, ha detto: io sono come voi. Io cado, io sbaglio, io ho paura. Sono Paola e sono la prima sceneggiatrice di Dylan Dog. È per definizione l'indagatore dell'incubo ed è un investigatore che si occupa di tutti quei casi che hanno poco a che fare con l'aderenza alla realtà e con tutto il resto. Dylan in realtà è come veramente come una foglia nel vento, non riesce a fermarsi ed è alla disperata ricerca di qualcosa che nemmeno lui riconosce. Lui viene criticato perché dicono: ma lui ogni mese cambia donna. No, sono le donne che lo abbandonano un mese dopo l'altro, lo usano e lo buttano via perché lo considerano troppo complicato, perché non è un uomo probabilmente facile con cui stare, perché lui dentro di sé è irrisolto. Dylan non può fare a meno delle donne perché per lui la ricerca dell'amore è fondamentale, fa parte di quello che lui è. E le donne non possono fare a meno di Dylan perché Dylan è qualcosa di sfuggente, di impalpabile, come una voluta di fumo. Si fa fatica ad averlo davvero tra le mani, per cui è qualcosa di mobile, è un po' come un fuoco fatuo. Lo cerchi, è bellissimo, ma non riesci mai ad averlo davvero stabilmente con te. Lo puoi avere per un po' e quel tempo che ce l'hai non è davvero tuo, ce l'hai accanto, puoi fare un pezzo di strada insieme. Mi viene sempre, insomma, mi viene sempre rintuzzato che non sono troppo carina con Dylan, che gli faccio succedere un sacco di cose brutte, che soffre, che nelle mie sceneggiature viene bastonato dall'inizio alla fine. Ma questo è un po' il mio modo, cioè io credo che si dia dimostrazione di forza soltanto cadendo, cioè è il rialzarsi la parte più importante. La scrittura tu cura la barbato è una scrittura molto molto viva, molto parlata, molto pensata, molto di pancia. Io ho la tendenza a descrivere poco nei miei romanzi, per esempio. Mi viene sempre detto: ma tu non ci hai detto com'è fatta questa persona, non ci hai detto com'è fatta questa casa. Ci sono poche descrizioni ed è tutto vissuto attraverso il sentire dei personaggi. Se il personaggio ha un vocabolario debole, anche la mia narrazione ha un vocabolario debole. E se invece il personaggio, per dire, è forbito o contorto, anche la mia narrazione diventa contorta. Le mie storie devono essere molto vive sempre, perché altrimenti non fanno sentire niente a me. Se non sento niente io, non sentono neanche i lettori. L'ultimo libro che ho scritto, nel senso che l'ho finito, si chiama Io so chi sei, ed è però il primo di una polibiologia. Sono tre libri che sono indipendenti ma tutti legati, sì, sono tipo un prequel, un sequel e uno spin-off, però li puoi leggere nell'ordine che vuoi. In qualsiasi ordine tu lo legga, leggerai una sequenza diversa di storie, che è la stessa storia. Il fatto di poter dire: inizia dall'ultima, dice, come dall'ultima? Le altre? Tu inizia dall'ultima e poi leggi le altre, perché davvero ognuna ha la sua vita, è come se fossero parenti, no? Sono sparsi in giro per il mondo e prima o poi si ritroveranno al compleanno della nonna. Ma intanto tu vedi le loro vite sparse in giro per il mondo, sapendo che prima o poi il compleanno della nonna cadrà.